Ciao ragazzi, buongiorno, bentornati in questo nuovo video. Oggi nuovo progettino fai da te e un altro braccialettino, questa volta super super colorato. L'ho pensato per l'estate perché quest'estate vanno un sacco i colori, come piace a me, i colori quelli belli accesi, quelli super luminosi, e quindi sì, io felicissima e ovviamente non potevo che realizzare un braccialetto super colorato. Per realizzarlo ho pensato di utilizzare questi anellini qua, si chiamano anelli di collegamento e li trovate sul sito Cobiz, è un sito che vi ho già parlato più volte nei video scorsi ed è un negozio online che vende appunto materiali soprattutto per braccialetti, ma comunque anche per tutte le categorie del fai da te, perché non ci sono soltanto materiali per braccialetti, ma anche per candele, per la resina, per il cucito, insomma un sacco di cose. Come sempre vi lascio qui una panoramica veloce del sito in modo da avere più o meno l'idea di che cosa si tratta. I prezzi sono veramente molto molto competitivi e vantaggiosi. Il sito propone sempre nuove promozioni molto interessanti, adatte anche al periodo, insomma, quindi andate a dare un'occhiata e se volete in più per voi c'è anche il codice sconto che come sempre vi lascio giù nell'info box insieme al link diretto per raggiungere il sito online. Ma ora passiamo al braccialetto. Ricordatevi prima però di lasciare un mi piace al video, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, cliccate sulla campanellina per rimanere aggiornati ogni volta che pubblico un nuovo video nel canale. E niente, partiamo! Realizzare questo braccialettino sarà davvero molto molto semplice grazie appunto a questi anellini di collegamento super coloratissimi. Andiamo subito a vedere come realizzarli. Allora, questi qua sono i famosi anellini di collegamento super coloratissimi. Nel sito ce ne sono di diversi tipi, di diverse grandezze, di diversi colori. Sono davvero bellissimi. Quello che si va a fare è principalmente scegliere gli abbinamenti di colore, che può essere a tinta unita o super colorato. Dopodiché, per collegare i due anellini, si vanno semplicemente a prendere dalla parte dove c'è l'apertura, entrambi sono anche più fini, e poi semplicemente si vanno a spingere uno all'interno dell'altro, in modo da formare una catenella. L'unico modo per inserirli è quello, non ci sono altri modi. Se provate ad aprirli in questo modo non ci riuscirete. L'unico modo è quello di metterli così, in modo perpendicolare uno dall'altro, dalla parte delle due aperture. In questo modo qua. Allora, io ne voglio fare subito uno super colorato. Non c'è bisogno di strumenti perché tanto bastano le mani. Ne continuo ad inserire gli anellini fino a raggiungere la misura del mio polso. Ok, questa è la catena. Una volta terminata, vado a recuperare i gancetti per la chiusura. Ho scelto questi anellini qui che sono abbastanza grandi da poter essere inseriti su questi anelli di collegamento che sono piuttosto larghi. Per aprirli non faccio questo movimento, quindi aprirlo verso l'esterno, ma lo
lo vado ad aprire verso di me in questo modo. Attacco l'anellino alla catenella, aggiungo un gancetto per la chiusura e richiudo l'anello facendo esattamente lo stesso movimento che ho fatto per aprirlo. Stessa cosa dall'altro lato. Anellino. Qui aggiungo anche una piccola catenella, semplicemente per essere più pratica poi quando vado ad indossare a chiudere il braccialetto. Quindi richiudo anche questo anello qui. E qui alla fine della catenella aggiungo anche un altro anellino che mi serve per attaccare uno di questi pesetti alla fine della catenella. Braccialetto ultimato. Ne vado a creare degli altri e poi vi faccio vedere il risultato finale. E niente, con questo è tutto. Come avete visto, realizzare il braccialetto è stato davvero molto molto semplice e molto veloce. E niente, ora tocca a voi. Fatemi sapere sotto nei commenti cosa ne pensate. Fatemi sapere se questi braccialettini sono promossi oppure no. Fatemi anche sapere che abbinamenti di colori utilizzereste voi per realizzare i vostri braccialettini. E niente, vi ricordo che giù nell'info box trovate sia il link del sito in cui trovare questi anellini di collegamento, sia il codice sconto se ne avrete bisogno. E niente, con questo è tutto. Lasciate un mi piace al video, condividetelo, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. E noi ci vediamo tra pochissimo con un nuovo video. Ciao!